tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Esami di maturità e la solitudine, il tema più gettonato, scelto da uno studente su quattro. Acqua contaminata da idrocarburi, il Ministero ritira un lotto di San Benedetto in confezioni da mezzo litro, imbottigliata nello stabilimento Gran Guizza. Presentata nella sede dell'ufficio turismo a Fano, la guida attascabile agli eventi estivi. Parte la sperimentazione in via della Fornace del senso unico per consentire una pista ciclabile che si collega all'interquartiere. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, e partiamo dagli esami di maturità. È stata la solitudine, è stato il tema più gettonato dagli studenti impegnati nel primo giorno d'esame di maturità, il tema appunto di italiano. Al secondo posto la traccia sull'emarginazione, scelto dal 18,5% dei candidati. Anche la creatività ha incontrato il favore degli studenti, il 16%, netta prevalenza dell'analisi del testo sul tema tradizionale, scelto dunque dal 15,9% dei maturandi. Questa mattina noi siamo andati all'esterno, fuori da un istituto scolastico fanese, per sentire un po' com'era andata appunto dai protagonisti. Come è andata? Penso bene comunque, ho fatto la prima prova, il tema, e penso sia andata bene comunque. Che tema hai scelto? È la Costituzione, è tipologia di ordine generale. Adesso sì. Matematica. Adesso matematica, che preoccupa di più. Preoccupa di più? Preoccupa di più, sì. Università? Sì, probabilmente la Teramo Benessere Animale, una succursale di veterinaria. Che tema hai scelto? Quello dell'analisi del testo. Non ti eri preparata, te lo aspettavi? Sapevo che comunque avrei fatto quello perché è una tipologia che mi rimane più facile. L'autore era un autore insolito, quindi, però tutto sommato è andata bene. Ti senti soddisfatto della tua prova? Della prima sì. Della prima sì. Adesso altre... ti aspetta? La seconda prova domani e la terza lunedì. Tu sei del? Liceo linguistico. Liceo linguistico. Che cosa hai scelto come tema? È l'ambito artistico-letterario sulla solitudine nell'arte e nella letteratura. Come mai questa scelta? Ma perché penso che comunque sia un argomento che riguarda più o meno tutti, come abbiamo visto lo sviluppo anche comunque nel passato, studiando i vari autori, è una cosa che ci rappresenta, quindi ho voluto analizzarlo e svilupparlo. Bene, senti, il prossimo step sarà l'università, cosa sceglierà? Pensavo mediazione linguistica interculturale. Come è andata la prova? No, complessivamente bene, dai. Speriamo bene, speriamo che piaccia. Quando le hanno lette le tracce, che umore c'era tra voi? Erano quelle che ci aspettavamo più o meno, quindi sì. Tu hai scelto? Io la tipologia A, analisi del testo su Giorgio Bassani, un testo di Giorgio Bassani. Adesso università, ci stai già pensando cosa? Università ancora siamo sull'indecisione. Allora, dello scientifico incominciano a uscire i ragazzi, tu cosa hai scelto? Io ho scelto il tema storico-politico, era le masse e la propaganda, quindi sulla pubblicità e l'influenza della propaganda sulle masse. Le tracce vi piacevano, ti sono piaciute? Sì, sinceramente mi sono piaciute, poi è uscita anche la traccia sulla Costituzione, quella sul tema libero, quindi ce lo aspettavamo, perciò dai, è andata bene. E adesso per voi dello scientifico la prossima prova è? È domani ed è quella vera e propria, quella dura, insomma. Vedremo come andrà. Cosa avete? È la prova di matematica. Matematica. E poi orali e dopo? È la terza prova a lunedì e poi dopo gli orali che partono dal 28. Si aprono le porte dell'università per te? Sì, ho scelto lettere che non c'entra molto con lo scientifico, però ho capito cosa mi piace, cosa vorrò fare, quindi sono comunque contenta. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Io ho scelto l'analisi del testo. Mi sembrava più abbordabile. No, cioè ero abbastanza indecisa tra l'analisi del testo oppure tema generale. Com'era la traccia del? Tema generale la Costituzione, quindi avendo studiato diritto ed economia,
quella sarebbe stata forse un pochino più facile. Però ho provato con l'analisi del testo, alla fine non è andata male, quindi... Il testo di? Di Bassani. Da domani si pensa... Da domani si pensa alla seconda prova, noi avremo scienze umane, quindi lì sarà un pochino più difficile per me, secondo me sarà più difficile, però anche lì ci si prova. Tu invece? Io ho fatto la tipologia D, la Costituzione, perché ero abbastanza ferrata sull'argomento, essendo il diritto la mia materia preferita. Spero sia andata bene, adesso ci concentriamo per il resto delle prove, e speriamo bene, poi vedremo. E anche per te immagino si apriranno le porte. Giurisprudenza. Bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Beh, va detto che i temi erano stati scelti dal Ministero dell'Istruzione già alcuni mesi fa, dall'ex ministro Valeria Fedeli. Mi astengo da qualsiasi giudizio, anche perché erano stati già assegnati. Spero comunque che piacciano ai ragazzi, ha detto con una battuta il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, che oggi ha scelto di visitare le Marche, in particolare Macerata e Tolentino, zone colpite dal sisma del 2016. In questa fotografia il ministro al centro lo vedete insieme intanto nel rettorato dell'Ateneo Maceratese, insieme ai quattro rettori delle Marche, ovvero Francesco Adornato, Sauro Longhi, Claudio Pettinari e Vilberto Stocchi. La cronaca, una frode fiscale da 47 milioni di euro, grazie al vecchio trucco delle società cartiere. La Guardia di Finanza ha scoperto un complesso sistema con cui le aziende che commercializzano calzature e accessori evadevano sistematicamente il fisco. La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha scoperto una maxi frode fiscale da 47 milioni di euro, indagando su un gruppo di imprese della zona, dedita al commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature. L'inchiesta, iniziata già 2 anni fa, ha portato a 14 denunce e riguarda società legate da stretti rapporti e di fatto amministrate dalle stesse persone che avrebbero utilizzato fatture e relative operazioni inesistenti per evadere imposte. Si sarebbero avvalse di una serie di prestanome e della collaborazione di imprenditori e imprese compiacenti. 4 le aziende cartiere, cioè fornitrici delle fatture false, di cui una con sede all'estero e 3 in Italia. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, hanno permesso di scoprire una frode da 47 milioni di euro su imposte sui redditi, con IVA evasa pari a oltre 15 milioni di euro. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie. Un lotto di acqua minerale contaminato e potenzialmente pericoloso. Il Ministero della Salute ne ha disposto in questi giorni l'immediato ritiro dal mercato e invita chi l'avesse in casa a non berla e riportarla indietro. Il caso riguarda un lotto di San Benedetto, fonte Primavera, nel formato da mezzo litro, imbottigliata nello stabilimento Gran Guizza con numero identificativo, lo vedete nel televisore, 23 LB 813-7E. Magari fate una foto al televisore di casa, così ce l'avete sotto mano e avete tempo poi per ricontrollarlo. La data di scadenza è 16 novembre 2019. Il Ministero della Salute informa che quel lotto può essere pericoloso perché contiene un'elevata prevalenza di xilene e altre sostanze tossiche. A rilevarlo sono stati campionamenti svolti su alcune bottigliette prese in un distributore automatico di bibite fredde e dalle analisi è emerso che quell'acqua non è conforme perché i livelli di contaminanti idrocarburici aromatici sono troppo alti. E adesso i fatti di casa nostra con la sperimentazione che partirà nei prossimi giorni in Via della Fornace, e quindi siamo di nuovo a Fano, per ciò che riguarda la viabilità. Una sperimentazione, quella in Via della Fornace, che prevede il senso unico e che darà la possibilità quindi di realizzare una pista ciclabile che si collegherà all'interquartieri. Allora, Assessore, qui siamo in un incrocio che con l'interquartiere è diventato un incrocio abbastanza trafficato. Avete pensato di porre rimedio a questo surplus di traffico? Sì, il problema di Via La Fornace è un problema che ha radici molto profonde, perché è una piccola strada stretta e molto frequentata, soprattutto perché è diventata un collegamento tra Via Trave e Via Roma.
e negli anni, per fortuna, con l'apertura della nuova Interquartieri, tutti i residenti ci dicono che effettivamente il traffico è diminuito di tanto, è diminuito di tantissimo, perché soprattutto la parte iniziale, diciamo, la gente inizia a usare l'Interquartieri, che è una strada molto larga con i marciapiedi, le piste ciclabili, quindi più sicura, più adatta anche per il passaggio dei veicoli di qualsiasi tipo. Ora abbiamo proposto alla cittadinanza, alla gente, che alcuni dei quali ce l'hanno come dire anche sollecitata, la possibilità di fare un senso unico da Via della Trave verso lungo Via della Fornace verso l'Interquartieri, un senso unico che permetterà speriamo diminuire sicuramente il traffico su Via della Fornace tutta, e soprattutto permetterà di poter realizzare una pista ciclabile che congiunga il termine della pista ciclabile del Fenile, che abbiamo inaugurato da poco, con la pista ciclabile dell'Interquartieri, per dare un servizio, come dire, per collegare questa fitta rete di piste ciclabili che comunque Cafano che c'è e che spesso manca appunto di collegamenti funzionali. Quindi noi, il nostro obiettivo è quello di collegare quella del Fenile con quella dell'Interquartieri, perché dal Fenile e viceversa dalla città si possa andare in sicurezza verso il mare, verso il centro, verso il Vallato, verso Sant'Orso, eccetera. Quindi questo è il nostro obiettivo. Per farlo abbiamo messo in piedi una sperimentazione, nel senso che è una cosa reversibile, però noi ci crediamo molto, la valutiamo, la sperimentiamo, ed è frutto di un'analisi fatta dagli uffici, ma anche di un conteggio fatto con sistemi automatici, ovviamente, di tutte le macchine che passano lungo Via della Fornace e comunque in generale in alcune strade intorno, diciamo, agli interquartieri. L'obiettivo è quello quindi di far passare, dar sollievo alla cittadinanza che abita lungo Via della Fornace, che effettivamente ha migliorato un po' la situazione ma ancora ha dei problemi. Incentivare l'uso della bicicletta con una rete che funziona meglio, far passare le macchine nelle strade adeguate, l'interquartiere sicuramente è una delle più importanti e quindi è adeguata per il passaggio sia di mezzi pesanti che di autovetture. Il tombino pericoloso segnalato nel telegiornale di ieri sera e che si trova nella zona industriale di Bellocchi di Fano è stato sistemato e messo in sicurezza. Lo ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, che ha aggiunto: ho mandato alcuni operai di ASET a verificare, si tratta di un pozzetto che raccoglie le acque bianche, il chiusino è stato riposizionato nella propria sede, probabilmente era stato spostato durante le operazioni di sfalcio dell'erba. La Regione Marche sta investendo circa 250.000 euro per dotare le spiagge di Fano e Marotta Mondolfo di connettività libera e gratuita a servizio dei turisti. I comuni stanno sottoscrivendo i relativi atti che daranno il via alla fase realizzativa a totale carico dei fondi regionali. È un importante investimento a livello turistico, sottolinea il consigliere Rapa, che a partire da Pasqua 2019 consentirà a turisti e cittadini di accedere gratuitamente alla rete internet attraverso una semplice registrazione sul portale regionale. Inoltre, grazie a questo progetto, tramite la geolocalizzazione dell'informazione relativa alla posizione del turista, verranno inviati avvisi utili sulle manifestazioni e sugli eventi nel territorio locale. E a proposito di eventi che si terranno nella Regione Marche, questa mattina a Fano, nell'ufficio del turismo, è stata presentata una guida tascabile che raccoglie proprio tutte le date utili di tutte le manifestazioni che si terranno durante l'estate e inizio autunno. Da giugno 2018 ad aprile 2019, tutti gli eventi che vanno in scena a Fano racchiusi in una comoda brochure tascabile 10x15 da portare con sé o tenere comodamente a portata di mano per avere sempre sott'occhio tutte le occasioni di svago, cultura, sport, mostre e manifestazioni in cui investire il proprio tempo libero. Tutte le manifestazioni trovano posto in questo bignami a disposizione sia dei villeggianti che dei cittadini fanesi, che tutto a mente certo non possono avere. È strumento essenziale anche per gli operatori dell'accoglienza che vogliono dare un panorama completo a quanti occupano le loro strutture e vogliono un'alternativa a Lettino Mare Sole. Molti gli eventi presenti nella brochure sono stati già presentati al pubblico, ma molti ancora sono in divenire.
La guida, tiratura iniziale 5.000 copie, ha proprio questo scopo, dare una prospettiva ed una certezza nelle date per poter fare un cerchietto rosso nel calendario, come gli appuntamenti legati all'autunno o al Natale prossimo, fino ad arrivare al Carnevale 2019. Ragion per cui l'uscita di questo supporto cartaceo non è avvenuta con grande tempestività. Per certo andare in stampa bisogna avere le certezze di date e di manifestazioni. Tutte le tradizioni che Fano ha conservato in decenni di storia vengono confermate e potenziate. Una città che però ha anche tantissime altre iniziative, perché nel manualetto che consegneremo oggi si trovano anche tutte le iniziative di associazioni che abbiano voluto far pervenire a loro i nostri temi, e quindi anche sagre, feste per tutti i palati, come si dice. Noi siamo una città turistica anche diffusa nel territorio, quindi sono opportunità anche in periferia, perché tutte le zone della città devono vivere, e questo prontuarietto che distribuiamo oggi la raccoglie tutte. Volendo scegliere quella che però incarna maggiormente lo spirito fanese, non si può prescindere dalla Festa del Mare, che ogni anno acquista caratura e potenziale per essere sempre di più la bandiera di Fano, città del mare. Ma di fatto, se si pensa per esempio alla Festa del Mare, che è quella che è la cifra stilistica della località di mare, da qualche anno unisce sia l'enogastronomia che lo spettacolo che la cultura della tradizione, quindi con la riproposizione di mostre, di filmati, e io ringrazio le associazioni che la animano, perché poi tutto questo sarà, come vedremo tra un po', ma non voglio svelare niente, sintetizzato in un prodotto finale che questa amministrazione vuole lasciare alla città, di documentazione della cultura nostra, del mare sostanzialmente. E tra gli appuntamenti in programma durante quest'estate ce n'è uno che sta avendo un rilievo sempre più nazionale, e stiamo parlando di Passaggi Festival, il festival della saggistica, quindi parliamo di libri. Un appuntamento che quest'anno si svolgerà in vari punti della città di Fano. Questa sera ve ne svegliamo due. Che andavano a saldarsi. Ci si è diffuso. La piazza come perno centrale di tutta la manifestazione, ma con tanti luoghi satellite che gli ruotano attorno, presentando atmosfere e coinvolgimenti sempre diversi, come le performance e gli eventi che vi prendono vita al loro interno. I luoghi di passaggio sono i luoghi dell'emozione, non sono stati scelti casualmente o per comodità, ma come per il vino lo è il bicchiere giusto, così per Passaggi il luogo giusto esalta l'evento. Quest'anno, dal 27 giugno al 1 luglio, abbiamo portato alla Chiesa di San Francesco tanti altri eventi. Perché? Perché innanzitutto qui sarà ospitata la rassegna giovedì, venerdì e sabato, quindi dal 28 al 30 giugno, condotta da Catena Fiorello, che incontrerà tre scrittrici particolari, tra cui per esempio Paola Maugeri, la nota DJ. Ma sempre qui, il venerdì e il sabato, alle 17, quindi si inizia presto quest'anno, ci sono gli incontri Passaggi di Benessere, dedicati a libri che trattano del benessere del corpo e della mente. Poi la sera dopo cena si prosegue, perché alle 9 abbiamo l'appuntamento con la poesia, e poi alle 10 con le letture ad alta voce che tre brave attrici fanno per Rai Radio 3. Altro luogo di grande magia, di grande empatia, San Pietro, culla della cultura e dell'arte fanese. San Pietro in Valle ospita anche quest'anno le mostre d'arte. Una bravissima curatrice, Paola Gennari, organizza ogni anno per Passaggi Festival numerosi appuntamenti d'arte. Anche quest'anno qui in questa sede, quindi noi la occupiamo tutta, la chiesa, la sagrestia, la Saletta Anolfi. Quest'anno ci sono quattro artiste. È un programma tutto al femminile, anche per dare conto del tema del festival, il paese delle donne. Le artiste sono Sabina Feroce, Elfrida Gubbini, Beatrice Pasquali e Gilda Fantastichini. Posto, devo dire, molto bello, che per il turista è un piacere visitare, sia per apprezzare le artiste che qui espongono, ma anche per vedere questa meraviglia. E
Vi ricordiamo che oltre alla RAI, in particolare a News 24, anche a livello locale, a livello regionale, Fano TV sarà partner di questa importante manifestazione. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni con messaggi di testo, foto oppure video, anche commentati al 338-4968-250. Noi ci vediamo domani mattina, 7.30, puntuali, in diretta, con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.